diretta qua dalla fratta di Sinalunga, dove è appena terminato il convegno sull'Aglione, come si promuove e come si tutela. Abbiamo incontrato nella nostra precedente intervista il presidente Capacci, il presidente dell'Associazione dell'Aglione della Val di Chiana. Adesso qui con noi ci sono la dottoressa Luciana Becherini, nonché agronomo, e il professor Pierluigi Rossi, medico delle scienze dell'alimentazione. Qua in mano ho due esemplari di aglione della Val di Chiana. Allora, dottoressa, l'aglione, il germo plasma toscano dal passato proiettato verso il futuro. Che cosa vuol dire e come si caratterizza questo germoplasma? Che cos'è un germoplasma? Allora, questo è l'aglione della Val di Chiana, scientificamente denominato Allium ampeloprasum, la varietà è l'Olmense, perché ci sono decine di varietà. Il nostro in specifico è la varietà Olmense, è quello che coltivavano i nostri nonni, bisnonni, i nostri avi. La sua origine, la sua coltivazione in Val di Chiana si perde nella notte dei tempi ed è quello che è stato tipicamente utilizzato per cucinare il sugo dei pici all'aglione. Questo tipo di ricetta, così come la coltivazione dell'aglione, abbraccia diversi areali della Val di Chiana, quindi si va dalla Val d'Orcia, dalle piagge, come le chiamano, della Val d'Orcia, quindi le zone più di pianura, più pianeggianti, caratterizzate da terreni più sciolti, terreni alluvionali dell'Orcia, piuttosto che nelle colline dove magari, non essendo terreni alluvionali, troviamo un terreno un po' più argilloso, un po' più tenace. È tutto aglio della Val, tutto aglio della Val di Chiana, perché lo ritroviamo anche nelle pianure di Montepulciano, di Abbadia di Montepulciano, intorno ai bordi del lago Trasimeno, che è un'altra regione, però, come dire, lo possiamo considerare un ambiente omogeneo dal punto di vista agronomico. Chiaramente il massimo della sua espressione, quindi del suo volume, delle sue dimensioni, lo raggiunge nei terreni molto sciolti, molto sabbiosi, dove appunto non ha costrizioni meccaniche dal punto di vista del terreno ricco di argilla. E chiaramente coltivato nella collina dove c'è più alto tenore di argilla, il frutto verrà un po' più piccolo, un po' più malformato, non così bello rotondo, però ecco, è un prodotto che ha una grande valenza anche storica e culturale, oltre che una grande apprezzabilità nella preparazione della nostra cucina locale e tipica. Io ho dato un sottotitolo alla mia presentazione, che è germoplasma del passato, perché, come dicevo, si perde nella notte dei tempi, recentemente riscoperto, recentemente voluto, desiderata la sua salvaguardia e la sua affermazione, come riscaldo anche di una comunità del cibo che vorrebbe proiettarlo in avanti. E ho parlato appunto di alcuni strumenti normativi da poter utilizzare per poterlo poi rendere commercializzabile nei mercati locali e come risorsa di reddito, come coltivazione appunto per gli agricoltori della Val di Chiana. Ecco, professore, quali sono le proprietà nutrizionali dell'aglio? E poi una domanda la voglio fare a entrambi: che differenza c'è tra l'aglio normale? Questi bulbi contengono alcuni nutrienti davvero interessanti per il corpo umano. C'è una complementarietà tra quello che fa bene a questo e dell'aglio. Quest'aglio non esiste per essere mangiato da noi. Quest'aglio esiste con uno scopo solo, quello di formare un'altra pianta. Però quello che aiuta alla vita biologica di questo bulbo serve anche al corpo umano. Contiene in particolare dei fruttani. I fruttani sono dei frutto oligosaccaridi, cioè sono delle catene di fruttosio con una molecola di saccarosio, che sono molto utili, sono delle fibre idrosolubili, delle fibre cioè che assorbono l'acqua e che nell'intestino questi fruttani svolgono un'azione positiva per l'igiene e per il benessere intestinale. In particolare modulano il microbiota. Il microbiota è un organo che sta dentro il nostro intestino ed è composto da batteri, può lavorare per noi o può lavorare contro di noi. I batteri mangiano ciò che mangiamo bene e se noi mangiamo bene anche i batteri intestinali sono amici del nostro organismo. Questo sono i fruttani. Poi ci sono tante altre molecole davvero interessanti. Gli odori e i sapori, quello che citava prima lei, sono dati da componenti molecolari che sono a base di zolfo.
ora lo so, vedi, cioè dei capelli contengono zolfo, i capelli di Luciana contengono zolfo, però lo zolfo va a costituire il tessuto connettivo, va a costituire le ossa, va a costituire la molecola dell'insulina, insomma lo zolfo è il quinto minerale che costituisce il nostro organismo. Poi c'è la clorogenina che aiuta a controllare la candida albicans, c'è la glucochinina che controlla l'insulina e poi c'è anche la quercitina che ha un'azione antiossidante. Poi c'è il calcio, insomma è un prodotto che ha valenza gastronomica, nutrizionale e fitoterapia. Quindi è un prodotto completo, possiamo dire. È un prodotto che potrebbe avere una presentazione di marketing su contenuti fatto all'interno di una cornice storica, culturale, però di una terra specifica, quella valdichiana, però nel merito, io sono molto concreto essendo medico, allora qui sono contenuti nutrienti davvero utili per la nostra salute. E che differenza c'è dall'aglio normale? C'è una differenza per quanto riguarda l'odore di ritorno, cioè le componenti a base di zolfo entrano nel nostro intestino e poi passano dall'intestino nel sangue, dal sangue ai polmoni e poi viene espirato, per cui anche a distanza di 10-12 ore una persona sente questo odore. Mm-hmm, e quindi è una variazione sui composti solforati che c'è nell'aglio tipico e in questo qua, cioè non ha la stessa composizione nutrizionale, quindi questo porta ad avere anche un odore, questo non ce l'ha. Un sapore più delicato a questo rispetto all'aglio normale? Sicuramente sì, è molto meno forte, molto meno intenso, è molto, l'aglione dà un prodotto molto più dolce, per cui oltre all'inimitabile sugo all'aglione per i pici può essere utilizzato, io l'ho scoperto da poco, da dei mesi, per fare delle creme per il pane tostato, il pane toscano tostato, per i crostini. Può essere utilizzato anche come accompagnamento di un arrosto di chianina, cotto o in purè, cioè è un prodotto anche, se vogliamo, molto versatile. Una cosa molto importante, che essendo agronomo e sempre a contatto con gli agricoltori, anch'io sono molto pratica come il professor Rossi, è che potrebbe rappresentare una grande opportunità di reddito per le nostre aziende agrarie, perché è un prodotto molto apprezzato sul mercato, non ce n'è e quindi ha quel valore aggiunto in termini di produzione lorda vendibile che potrebbe far arrivare qualche soldo in tasca in più ai nostri agricoltori. Quindi tutte le cose che sono state dette oggi, come promuovere al di là dei progetti proprio di Aria Vasta, cosa può essere fatto per migliorare ancora di più la commercializzazione di questo prodotto e cercare di far capire che comunque è diverso dall'aglio normale, è un prodotto più completo? Quali possono essere le altre attività da fare per promuovere questo allora, prodotto? Allora, la prima attività, secondo me, ne ho parlato questa mattina, da fare è quello di metterlo in regola dal punto di vista normativo, quindi inquadrarlo all'interno dei canoni della legge sementiera nazionale, quindi iscriverlo a un registro di modo che possa esserne testimoniata ufficialmente l'esistenza, perché attualmente non è iscritto a nessun registro o catalogo nazionale europeo. Quindi poterlo poi moltiplicare, la semente va moltiplicata, va certificata e va commercializzata ai nostri agricoltori che potranno seminarlo. Per la promozione poi lui si è già promosso moltissimo da solo, la sua storia parla, la sua fama lo precede, il suo apprezzamento nel mercato potrà godere sicuramente di un'ulteriore azione di marketing, ma già siamo, mi pare, sulla buona strada. Anche a lei faccio la stessa domanda dal punto di vista medico-nutrizionale. Ci vuole un marketing scientifico. Oggi è il tempo dei contenuti, la gente vuole sapere, vuole conoscere e vuole garanzia. Quindi ho invitato gli amici dell'Associazione della Regione della Valdichiana a individuare bene le componenti nutrizionali che sono all'interno di questo bulbo e sulla base di queste componenti procedere anche a un piano di comunicazione, perché questo è un prodotto che va fatto un piano di comunicazione. I piani di comunicazione sono fatti di step successivi, quindi uno deve svolgere un piano di comunicazione che è un marketing moderno, un marketing basato sui contenuti, in modo tale da coniugare la modernità del messaggio sul piano nutrizionale e sugli effetti che questo cibo ha sul nostro organismo
sulla sua antichità, in modo tale che le radici del passato possono costituire oggi il nostro futuro e anche la nostra salute. E diciamo che la Val di Chiana è un po' qui per questo. Noi promuoviamo e parliamo dei prodotti tipici attraverso un mezzo, possiamo dire, moderno e non troppo convenzionale. Ringraziamo i nostri ospiti, la dottoressa e il professore, e anche il presidente che è stato con noi questa mattina. Grazie a tutti, continuate a seguirci nella Val di Chiana e ovviamente assaggiate l'aglione della Val di Chiana, perché ne vale veramente la pena. Ciao a tutti.